Ciao ragazzi, seconda tappa, Waitomo Glowworm Caves. Ci vediamo dentro, spero di riuscire a registrare qualcosa, anche se ci hanno detto che non si dovrebbero fare né foto né parlare né niente, quindi vediamo cosa riesco a fare. Ciao! Piccola interruzione nel video, sono appena tornata in ostello, giusto per ricordarvi due cose. La prima è che quello che vedrete adesso non è il tour che dovreste fare se dovete prenotare il tour che ho prenotato io, quindi per il semplice fatto che la grotta che avrei dovuto visitare non era agibile perché a causa dell'umidità, diciamo, si è alzato il livello dell'acqua e quindi non era sicuro, e quindi ci hanno portato in un'altra grotta altrettanto bella, ma secondo me un pochino meno spettacolare forse. Ma in ogni caso ho fatto delle belle riprese, e a proposito di questo vi dico che purtroppo le riprese dei glowworm non sono venute. Sapevo già che era particolarmente difficile riuscire ad ottenere qualcosa, e quindi nonostante il divieto di fotografare e riprendere, io ci ho provato, però non è venuto. Quindi quello che vedrete adesso saranno le mie riprese della parte con stalattiti e stalagmiti delle grotte, mentre per quanto riguarda i glowworm vi metterò giusto qualche immagine presa da Google Immagini, appunto, in cui potrete almeno capire che cosa sono i glowworm e che spettacolo è, perché comunque dal vivo vederli sono veramente spettacolari. E quindi vi lascio alle riprese e ci vediamo alla fine del video. Eccoci arrivati alla fine del video, vi ricordo anche adesso che le immagini dei glowworm non erano mie, le ho prese da Google Immagini, ci tengo ad essere onesta. In descrizione trovate i link a tutti i miei social, in particolare vi ricordo Facebook e Instagram, che sono quelli che uso di più. Mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, commentatelo e condividetelo anche con i vostri amici, fategli conoscere queste grotte. E niente, io vi saluto con Have a Good Life e ci vediamo al prossimo video.